Non conosce fine la crisi della Vastese, che crolla anche a Grottammare sotto i colpi del pericolante Monticelli, che conquista l'intera posta con il punteggio di 3-1 e con una prima parte di secondo tempo micidiale. Per i biancorossi quella subita in terra marchigiana non è solo la sesta sconfitta nelle ultime 7 gare, ma anche una battuta d'arresto che fa scivolare gli aragonesi al quinto posto, con i playoff ora a rischio per una squadra neanche lontana parente di quella ammirata nel girone d'andata e attesa domenica prossima all'Aragona. Dalla sfida con la vice capolista Vispesaro, quella che inizierà tra poche ore, sarà una settimana difficile per Fiore e compagni, chiamati a non macchiare una stagione che sta prendendo davvero una brutta piega. Colavitto, senza tre difensori quali Maronilli e Iarocci squalificati e Viscardi infortunato, deve adattare De Feo come centrale al fianco di Amelio, non abdicando però al 4-3-3 con Di Pietro a centrocampo al fianco di Stivaletta e Pizzutelli ed il trio d'attacco composto da Fiore, Leonetti e Bittaie. Nelle Monticelli reduce dal KO nel recupero di mercoledì con il Francavilla, assente Capitan Sosi, campo Pirani di Grottammare al limite della praticabilità per la pioggia. Sugli spalti poco più di un centinaio di spettatori con larga rappresentanza vastese. L'avvio di partita vede la squadra abruzzese in maglia bianca all'assalto ed in gol già al quarto con Leonetti, che su cross dalla sinistra di Bittaie con un tocco felpato mette alle spalle dell'incolpevole Mariani, toccando quota 16 nella classifica marcatori. Sembra una gara in discesa per la Vastese, ma non sarà purtroppo così. Approccio di gara comunque deciso e vigoroso per gli aragonesi, che continuano a spingere pur non agevolati dal campo pesante. A fare la gara la squadra ospite, che alla mezz'ora perde però Bittaie per infortunio con l'ingresso in campo di Tedesco. Passa qualche secondo e al 31esimo, su punizione calciata da Bassini, Galli di testa mette di pochissimo al lato. E questo per la formazione biancorossa, il primo campanello d'allarme. Sale così la pressione dei locali, che si rivedono in avanti al 41esimo con un tiro di poco fuori di Vallorani. Nella ripresa si riprende con i padroni di casa che presentano Muci al posto di Aloisi e con i locali dunque in gol, con Castellana che incorna al secondo minuto alle spalle di Camerlengo su corner cacciato da Margarita. Avvio in salita per i biancorossi, che rispondono al settimo con un tiro di Di Pietro che manca di pochissimo il bersaglio grosso. Al decimo ci riprova Nicola Fiore su punizione da 30 metri con Marani che dice no. La squadra del presidente Bolami reagisce e si rivede al 16esimo con un tiro di Stivaletta parato da Marani. Ma il Monticelli è cinico e al 19esimo si porta in vantaggio con Galli, che a due passi da Camerlengo, dopo una prima respinta del portiere vastese su Margarita, non sbaglia, mettendo così in rete per il 2-1. Gara capovolta, con la squadra abruzzese costretta ad inseguire. Colavitto toglie Stivaletta e mette in campo Cherillo, con i locali che però non lasciano scampo alla Vastese, che subisce il terzo gol ancora ad opera di Castellana, che quasi sulla linea di porta al 26esimo mette comodamente alle spalle del portiere ospite. Un 3-1 pesante per i biancorossi, letteralmente in confusione, e che ci riprovano alla mezz'ora con Fiore su punizione, ma con Marani attento a deviare in angolo. Il finale di gara, con i locali avanti per due reti, è un film già visto, con l'ennesimo KO del girone di ritorno, che si materializza per una Vastese irriconoscibile, figlia dei suoi errori e a rapporto al 91esimo nel settore dei suoi tifosi, a dir poco delusi dopo l'ennesima battuta d'arresto.